Allora, l'appartenenza all'Unione sicuramente ha comportato un cambiamento delle modalità tradizionali con cui gli Stati membri risolvono i conflitti tra di loro. Ecco, adesso, a diversi decenni di distanza dalla costituzione dell'Unione Europea, delle comunità prime dell'Unione Europea, sarebbe impensabile, io credo, che gli Stati membri possano risolvere delle questioni passando a vie di fatto o con strumenti, diciamo così, bellici. Questo è un orizzonte che credo sia impensabile appunto per i soggetti di Stati appartenenti all'Unione, e su questo ha inciso radicalmente questa membership e questa appartenenza. Secondo me sotto due profili in particolare: il primo di carattere negoziale, perché gli Stati membri sono abituati a negoziare qualunque questione all'interno del Consiglio e quindi a mettersi d'accordo prima in via preventiva, no? Questi lunghi ed estenuanti negoziati che avvengono a Bruxelles o a Strasburgo o in altre città, diciamo così, possono apparire costosi e sia dal punto di vista economico che dal punto di vista del tempo, però alla fine consentono di appiattire molte delle differenze e quindi di evitare poi esplosioni successive di conflitti. Ma poi appunto nella fase successiva a valle, perché c'è una giurisdizione molto forte della Corte di Giustizia che quando qualche problema sorge comunque è in grado di dare una risposta soddisfacente, accettabile, no? Per gli Stati membri, tenendo conto anche delle loro istanze e delle loro esigenze. Ecco, questi due momenti, uno a valle e uno successivo, probabilmente ha abituato nel tempo gli Stati membri a utilizzare delle modalità giuridiche e procedurali di composizione dei conflitti che esclude il passaggio a vie di fatto. Ovviamente questo è un risultato che non si può dire acquisito per sempre, però sicuramente, diciamo così, adesso abbastanza solido, che può essere scardinato soltanto in situazioni molto particolari o se dovessero, che è sempre possibile, all'interno degli Stati membri cambiare radicalmente le linee politiche di indirizzo, gli orientamenti politici o quant'altro.